Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale, e oggi avremo come ospite Paolo, il Master Vassago, che, come avevamo promesso, è un esperto di tavoli da gioco virtuali, quindi manderemo avanti il discorso che abbiamo fatto nell'ultimo video su il possibile futuro del gioco di ruolo. Allora, intanto Vassago, presentati, tu chi sei e perché sei un esperto di tavoli da gioco virtuali. Ciao amici, è un grande piacere essere qua con Master Kai e con voi, è un onore. Sì, GM Vassago, chi è questa persona? Intanto specifico subito che anche se parlo italiano, abito in Finlandia, per cui se anche avete qualche domanda, qualcosa di interessante da chiedere riguardo a questo, fatevi sentire che vi rispondo con gran piacere. Il canale del Master Kai è internazionale oramai. Sì, all'incirca. Comunque ragazzi, perché i virtual tabletop sono importanti? Beh, vabbè, aspetta però, iniziamo. Te quali qualifiche hai per essere qui oggi a parlarci di virtual tabletop? È vero, anche questo è importante. Dunque, io sono il referente italiano per la Smite Works, la produttrice di uno dei più importanti virtual tabletop sul mercato, che è Fantasy Ground United. Sono anche affiliato a loro, per cui mi fa piacere portare avanti questa cultura del gioco tramite il loro virtual tabletop. Essendo uno dei pochissimi virtual tabletop che ha anche la licenza ufficiale da parte della Wizards of the Coast, ho la possibilità di gestire tutte le giocate che faccio online con tutti gli strumenti necessari per dare una esperienza a chi gioca con me simile a quella cinematografica, sostanzialmente. Tanto si sono evoluti i virtual tabletop nell'ultimo periodo. Ok, allora cominciamo proprio da questo. Perché i virtual tabletop o i VTT sono uno dei, diciamo, possibili futuri del gioco di ruolo? Qual è il vantaggio di giocare tramite un virtual tabletop? Beh, il vantaggio principale che è sotto la visione di tutti è quello di poter mettere a contatto persone da tutte le parti del mondo, anche se abitano lontanissime. Sapete, io ormai ho una certa età e tutti i miei amici abitano in Italia e alcuni sono spostati in altre zone da dove ero in precedenza. Sarebbe impossibile giocare con loro se non fosse tramite questo tabletop che utilizzo, Fantasy Ground United. Questa è la prima cosa importante da dire, ma c'è anche alcuni aspetti che magari sono poco conosciuti, ma che sono comunque importanti. Ad esempio, il fatto di poter automatizzare praticamente tutti gli aspetti meccanici. Con un solo clic tu lanci la palla di fuoco, il sistema effettua e ti risalvezza nei confronti dei nemici e poi applica i danni in base se il tiro salvezza è passato o meno. Tutto questo con un semplice clic. Questo permette di focalizzarsi sull'aspetto più narrativo, che è quello che preme più a me della sessione. È facilissimo, insomma. Il master ha più capacità di concentrarsi sulla storia, perché fondamentalmente le regole le gestisce il computer. Se il Dungeon Master, anzi, chiamiamolo con nome Game Master, Dungeon Master è un marchio registrato, se il Game Master si prende quel paio di giornate per studiarsi bene di VTT e capire esattamente come funziona, perché poi, sai, non tutti sono uguali, nel momento in cui ha una conoscenza molto profonda di questo VTT, riesce a narrare continuamente per tutta la sessione mentre con le mani clicca i vari bottoncini. È un'esperienza fenomenale che non è possibile riprodurre sul tavolo da gioco fisico, perché chiaramente i dadi vanno tirati, senza voler togliere alla bellezza di tirare i dadi fisici, che comunque è un'esperienza fantastica. Ecco. Con me sfondi una porta aperta, io qua sul canale ho un'intera rubrica dedicata al modellismo, dedicato al gioco in presenza, e visti i numeri che fa quella rubrica immagino che il gioco a presenza sia fondamentalmente morto, perché non la vede nessuno. Comunque, ok, però questo è uno dei primi scogli ed è una delle cose che almeno personalmente ho sentito più di frequente, cioè io come master devo già impararmi le regole del gioco e poi devo impararmi anche a usare il VTT. Questo teoricamente raddoppia il mio lavoro. Sì.
Allora, è un investimento iniziale, chiamiamolo così, un investimento iniziale che poi viene ripagato 3 volte tanto. Per quanto riguarda risparmiare tempo quando si preparano le sessioni, perché è vero che tu all'inizio ti ci devi dedicare quelle 10 orette per capire bene come il sistema funziona, come il software funziona, però una volta che tu lo hai preso, dopodiché tutte quelle 10 ore che hai speso all'inizio le vai a recuperare quando prepari le sessioni, perché appunto è tutto automatizzato, è tutto semplice, è tutto facile. Ma lo sai, Master Kai, che io ormai utilizzo Fantasy Ground Unity anche quando gioco dal vivo, dal tavolo, qua in Finlandia. Do un mouse ai miei giocatori, un mouse lo tengo io, abbiamo lo schermo condiviso e loro cliccano tutto lì. È bellissimo, è fantastico. Attorniato poi da varie musiche ed effetti speciali, diventa un'esperienza veramente al limite di quella cinematografica sostanzialmente. Per cui sì, specifico anche una cosa però che è molto importante. È vero, sì, ci vogliono una decina di ore per capire le basi del Virtual Tabletop, però alla fine, caro Master Kai, noi siamo posseduti dal demone del gioco di ruolo, per cui alla fine queste 10 orette che spendiamo non pesano nemmeno tanto, sono anche divertenti, non è che sia un lavoro a tutti gli effetti, mettiamola così, dai. Beh, sì, diciamo che comunque quelle ore, le ore che spendi a imparare il Virtual Tabletop sarebbero comunque le ore che avresti speso a disegnare la mappa o preparare le pedine. Quindi non è che risparmi o guadagni tempo, semplicemente il tempo viene impiegato in maniera diversa. E tra l'altro sì, sta cosa del gente che gioca in presenza, ma usando comunque un VTT, è pieno su internet di anche solo foto di gente che ha scavato un buco nel tavolo per metterci uno schermo dentro e poterlo usare come mappa interattiva. Quindi anche questa è una di quelle cose che sta prendendo piede. Certo. Non li capirò mai, potresti creare un modello reale in cartone co come ai vecchi tempi, signora mia. Comunque. Ok, questa è una domanda che io ho fatto a tutti quelli che sono venuti ospiti di questa rubrica. Com'è una sessione su Virtual Tabletop? Cioè, quando tu organizzi, masteri le tue sessioni, cosa fai? Cosa c'è di diverso da una sessione normale? Per rispondere a questa domanda, faccio prima una precisazione fondamentale. Non tutti i virtual tabletop sono uguali. Vado ad elencare i principali conosciuti in Italia. Il primo è Roll20, che è quello più usato in Italia, perché dà la possibilità di poterlo utilizzare in maniera gratuita. È chiaro, non hai tutti i moduli prefatti, non hai le pedine pronte, non hai nulla, però è gratuito e ti permette di gestirtelo con i tuoi giocatori in maniera molto semplice. Abbiamo poi Fantasy Ground Unity, che è molto costoso, però è il più completo che c'è sul mercato ed è anche uno dei pochi, appunto, come dicevo, che ha la licenza ufficiale, per cui ti permette di avere materiale pronto senza dover preparare nulla. Un terzo che sta andando molto per la maggiore ultimamente è Foundry, un virtual tabletop interessantissimo perché ha tantissimi mod creati dagli utenti. Per cui è la stessa clientela, la stessa utenza che porta avanti Foundry. Ecco, tutti questi sono esperienze diverse. Aggiungo un quarto che è Olber Rodeo, che è minimalista, semplicissimo. In base a quale di questi tu utilizzi, è chiaro che l'esperienza è diversa. Facciamo l'esempio con Roll20, che è quello più usato in Italia. Che tra l'altro, francamente, io non lo utilizzo io personalmente. Alcuni miei co-master che lavorano con me lo utilizzano, ma io no, però lo conosco. Questo permette semplicemente di mandare un link ai tuoi giocatori, i quali si faranno un account su Roll20 e tramite una pagina web riescono a vedere quello che tu proponi e i tiri che vengono effettuati. È semplicissimo, basta semplicemente un link che il Dungeon Master ti invia. Chiaramente il Dungeon Master avrà preparato già tutto in precedenza. Quando tu arrivi sul tavolo gioco virtuale, cambi il nome al tuo personaggio, oppure puoi anche caricare il tuo personaggio e inizi a giocare con tranquillità. Roll20, anche questo è uno dei pochissimi virtual tabletop che ha la licenza ufficiale da parte della Wizards of the Coast, per cui anche lì c'è materiale ufficiale. Se non erro,
sono solamente due attualmente sul mercato, appunto Roll20 e Fantasy Ground United. Gli altri non sono affiliati con Wizards of the Coast, per cui devi crearti da solo, se tu vuoi fare la quinta edizione, i tuoi mostri, le tue avventure, le tue mappe e quant'altro. Partiamo invece all'opposto, Fantasy Ground United, questo è veramente un software a tutti gli effetti, va scaricato sul PC ed è anche, come dicevo, relativamente costoso rispetto agli altri virtual tabletop. Siamo dai 150 dollari all'incirca per avere la licenza per poi poter far giocare le altre persone. E non solo, devi poi acquistare anche i moduli a parte. Anche questi, benché non siano così costosi come i libri veri e propri che vedete dietro di me, hanno comunque un prezzo abbastanza consistente. Insomma, siamo all'incirca sui 30 euro per ogni avventura che tu voglia comprare. Ecco, Fantasy Ground, essendo software a tutti gli effetti, è necessario che tutti si scarichino perlomeno il software base e poi riuscire a connettersi tramite quello al Dungeon Master che ha la licenza per far giocare tutti i giocatori. Essendo un software, è molto più potente rispetto ad una semplice pagina web o alle macro che si possono creare, però ha questo limite, il fatto che tutti devono scaricarlo e farsi un account, per cui dà tantissime soddisfazioni, ma richiede all'inizio un po' più di impegno, sia da parte del GM che da parte dei giocatori. Un altro estremo di cui posso parlare è All Bear Rodeo, che è di una semplicità estrema, anche questo è gratuito. Sì, no, in realtà c'è la possibilità di avere un abbonamento con una piccola cifra che ti permette di caricare delle immagini un po' più personalizzate, ma non è fondamentale. Freemium, diciamo. Sì, diciamo così. Oddio, è veramente fantastico perché anche lì con un semplice link che tu mandi al giocatore può accedere da qualsiasi parte, dal PC, dal tablet, dal telefono. Ormai siamo, abbiamo la possibilità veramente di giocare con persone che sono sul tram mentre vanno al lavoro, con il loro telefono, vedono il video tabletop di Rodeo, sentono in cuffia il GM che parla e possono giocare tranquillamente spostandosi le pedine con le dita. Siamo veramente arrivati ad un punto in cui la tecnologia ci permette di fare cose impensabili con Sì, i per giochi di quelli ruolo. della mia generazione è qualcosa di incredibile, però. Allora, una domanda a sto punto, te che sei anche professionista all'interno del gioco di Sì. ruolo, le varie case editrici, le case di produzioni, Wizard o quant'altro, stanno effettivamente cominciando a produrre seriamente materiale per i VTT? O per adesso è soltanto qualcosa che parte dagli utenti. Sì, grazie per averlo specificato. In realtà sono appunto un GM professionista, provvedo servizi di game mastering, campagne personalizzate, però facciamo anche tante altre cosette interessanti, tipo ad esempio corsi per GM neofiti o anche per GM che sono già molto bravi e che vogliono affinare un pochettino la loro arte, per cui sì, lo faccio proprio per lavoro. Devo dirti, caro Master Kai, che io parlo della Wizards of the Coast, poi parlerò anche di altre aziende, ma partiamo da quella che è la più importante. Sta puntando quasi esclusivamente sul mercato virtuale. È il futuro per la Wizards of the Coast. Devi sapere che ha acquistato per una cifra esorbitante, mi pare 130 milioni di dollari, cioè una cosa esagerata, la piattaforma virtuale che si chiama D&D Beyond. D&D Beyond. Ecco, era una piattaforma importante che permetteva di crearsi il personaggio online con tutte le regole ad hoc e non si facevano errori, era tutto calcolato. Ha acquistato questo e sta utilizzando D&D Beyond per essere la base di quello che sarà il loro virtual tabletop proprietario che verrà lanciato con la nuova edizione che arriva a settembre. Per cui sì, hanno veramente investito tanto. La fan base da questo punto di vista è un po' discorde. Ci sono alcuni, e anch'io sono un po' parte di questi perché mi piace collezionare manuali fisici. Alcuni dicono: ma io in realtà così viene penalizzato il mercato fisico e poi i libri costeranno ancora di più e sarà difficile poi collezionarli. E invece quelli un po' più entusiasti che dicono: sì, il futuro risiede lì, andiamo avanti per questa strada.
Io sono convinto effettivamente che il futuro risieda lì, altrimenti non farei questo lavoro, per quanto mi piaccia avere libri fisici, e credo che l'investimento pesantissimo della vita dei costi in questo ambito verrà ripagato ampiamente quando uscirà la nuova edizione. Sono molto curioso, hanno fatto alcuni demo, hanno fatto vedere, ci sono miniature in 3D addirittura che si possono spostare sulla mappa. Credo che sarà un'esperienza unica poter giocare la quinta edizione, che poi sarà la quinta e mezza, la 5.5, Sì. direttamente sul tavolo virtuale proprietario della Wizard e non su terze parti come Fantasy Ground o Roll20 che hanno solo le licenze. Questa è una domanda, diciamo che una voce che gira, non necessariamente qualcosa di positivo o negativo, ma molti ritengono che in questo modo la Wizard però fondamentalmente trasformerà, diciamo, D&D, non il gioco di ruolo, ma D&D è il più venduto, comunque lo trasformerà in un play as a service. Cioè, c'è il rischio seriamente che tu debba pagare un abbonamento mensile per giocare. Sì, molto probabilmente sarà così. E anche lì dobbiamo capire una cosa fondamentale. Noi possiamo ribellarci quanto vogliamo, ma la Wizard of the Coast è un'azienda che come scopo ha quello di guadagnare soldi, non ha quello di far divertire i giocatori. Per cui fin tanto che riescono a incassare e ancora di più e ancora di più, è chiaro che si muoveranno in questa direzione. Possiamo noi controbattere, reclamare, fare anche petizioni, ma alla fine dei conti i vecchiacci come siamo noi, caro Master Kai, contano ben poco. Loro puntano alla nuova generazione, ragazzi 15-16 anni, che magari non hanno nemmeno mai sentito parlare di varie o diverse edizioni di D&D, vedono Critical Role in streaming, vogliono fare quello che fanno loro. Per cui sì, il mercato è veramente potenzialmente immenso, soprattutto con le nuove generazioni, stanno puntando lì. I ragazzi al giorno d'oggi crescono con questa mentalità the game as a service, per cui lo capiscono e vanno a puntare lì. Noi siamo il 15% ormai, caro Master Kai, Ok, sì. della loro base, per cui capiscimi che sì, per noi è uno sconvolgimento, è un cambiamento di modo di giocare molto grande. La nuova generazione è la norma e purtroppo per noi, ma per fortuna per loro, la direzione è questa. Quando c'è l'innovazione valida tecnologica non si può fermare. Per esempio, adesso c'è tutta la diatriba sull'intelligenza artificiale che crea le immagini, petizioni per fermarla. Non succederà mai. L'unica cosa che possiamo fare è riuscire a trovare la parte migliore, anche se purtroppo la situazione è quella di poter togliere il lavoro agli artisti che lo fanno, ovvero che lo fanno a tutti gli Questa, effetti fisicamente. questo era un altro discorso che era uscito, ne avevamo parlato anche sul canale, ma l'applicazione dell'intelligenza artificiale al gioco di ruolo. Sì. Ora, ci sono i catastrofisti che hanno detto in futuro non esisteranno più i master, sarà il computer a scriverti la quest. Diciamo, quello è probabilmente un futuro estremamente remoto. Poi non lo so, la tecnologia Allora. procede a passi di gigante, magari l'anno prossimo saremo già lì. Allora, è Ma chiaro che io utilizzo questi sistemi perché appunto utilizzo, o meglio, io conosco questi sistemi perché appunto facendo per lavoro ci devo avere per forza a che fare. Devo dirti che le quest create dalle intelligenze artificiali non sono niente di speciale per adesso, sono molto banali, molto triti. E in questo preciso istante non vedo che questo possa togliere lavoro ai GM in carne ed ossa. Quello che però l'intelligenza artificiale è utilissima per me quando preparo le mie sessioni è, per esempio, per creare liste di nomi. Dico, dammi una lista di 10 nomi che siano assonanti al Medio Oriente antico del Nord Africa. Me li dà e poi li utilizzo durante il gioco, capisci? Per cui da questo punto di vista è molto utile. Però ecco, non siamo ancora ad un punto in cui l'intelligenza artificiale riesce a prendere il posto del GM.
io ho fatto creare da alcuni intelligenze artificiali certe sessioni avventure, ma non mi hanno entusiasmato per nulla. Siamo ancora ad una fase abbastanza banale, per quanto insomma cerchi di farcela. E sono andato anche, caro Mastercard, molto in dettaglio: preparami un'avventura horror gotica molto simile a quella di Ravenloft, però ambientata in realtà nell'Italia del Sud al tempo dei Borboni, per dire, no? Ha creato qualcosa di sostanzialmente talmente banale che era improponibile per far giocare i Quindi giocatori più deferiti. mettiamola così, diciamo che se per adesso, per come stanno le cose per ora, se l'intelligenza riesce a creare una quest che compete con le vostre, siete voi ad avere un problema, non è un'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Sì, no, io credo che siamo ancora un po' lontani, non 20 anni. Meno, però nemmeno l'anno prossimo, nemmeno quello dopo. Insomma, io credo da quello che vedo, da quello che riesco a capire, perché seguo in maniera attiva queste cose, siamo a circa 7-8 anni di distanza, secondo me, per avere una quest che sia veramente originale, con tutti i plot twist al posto giusto e che non sia banale, sostanzialmente. Allora, una domanda che era arrivata sotto uno dei video, appunto quando parlavamo del futuro dei giochi di ruolo. Qualcuno si era lamentato del fatto che l'accesso ai VTT rende il tutto molto più simile a un videogioco, in realtà da uno stile MMO, e c'è il rischio di creare una sorta di casualizzazione dei giocatori, cioè chiamare all'interno della comunità un sacco di gente che in realtà non è particolarmente interessata al gioco, al di là dei suoi aspetti sociali. Sì, è una diatriba che lascia un po' il tempo che trovo. Questo perché, fermo restando che comunque è possibile giocare anche come se fosse un MMO e non ci sarebbe nulla di male se così fosse, fin tanto che piace ai giocatori del GM, perché Ok, sì, no? legittimo. Fermo restando questo, beh, è chiaro che poi il gioco lo fanno le persone, no? Le persone sono fatte di carne ed ossa, di emozioni, di capacità di poi creare emozioni mentre si parla ad altre persone, cosa che un MMO non può fare. Per cui è chiaro che, essendo il GM, presente mentre si gioca costantemente, riesce a indirizzare il gioco dove vuole lui, utilizzando i sistemi che preferisce per incitare emozioni nei giocatori, perché alla fine questo è quello che fa un DM, no? Creare emozioni nei giocatori, cosa che un MMO non può fare in maniera specifica, perché non sa quello che sta succedendo in quello specifico momento lì. Mi ricordo un pochettino, carissimo, è un po' la diatriba che nasce quando sono nate le figure dei GM a pagamento, no? La gente si lamenta perché io devo pagare per giocare, ma in realtà sono due cose completamente diverse, ecco. Ma allora, a questo punto, prima di concludere, dato che il discorso è quello sul futuro del gioco di ruolo, oggi ti ho chiamato come esperto di VTT. In quanto master professionista, master a pagamento, come vogliamo chiamarlo, quello che fai tu è qualcosa che effettivamente pensi di poter fare tra ancora 10 anni, e qualcosa che invece andrà a esaurirsi? Diciamo, è un po' off topic, ma avendoti qua una volta, poi magari organizziamo una volta un discorso specifico, però è un futuro per la tua professione? Allora, io sono convinto, altrimenti non sarei qua a fare questo lavoro, che questo sia il futuro. Perché non ci sono master a sufficienza per gestire tutti i giocatori che vogliono giocare. Quei master che lo fanno si bruciano dopo 2 o 3 sessioni e le campagne vengono dissolte. Purtroppo è così. Quando ci sono tante persone che giocano, come sta succedendo in questa edizione del gioco, è difficile trovare una costanza, appunto, per tutta la campagna, per portare avanti una campagna coerente. Questo è uno dei motivi per il quale esiste la figura del GM professionista. E qua vorrei anche specificare che il GM professionista non è
assolutamente contrapposto al GM che lo fa dietro uno schermo a casa con gli amici. Sono due esperienze diverse. Io provvedo 3 ore di intrattenimento, è come se voi decideste di andare o al cinema o a teatro, o se decideste di andare al pub, invece di spendere 20 euro al pub, li spendete 20 euro con GM Vassago, il quale vi promette che per 3 ore vi intrattiene per una sessione di gioco. Ed è questo che io, quello che io sto provvedendo. Non voglio assolutamente prendere il posto di tutti i bravissimi GM che lo fanno dietro lo schermo per pura passione con un gruppo di amici in maniera costante. È una cosa diversa. C'è un nuovo lavoro che è nato a causa del Covid. Ma anche questo, mettiamola così, magari cioè, i master a pagamento non andranno a sostituire il master col suo gruppo d'amici, Assolutamente mai. sarà però una possibile evoluzione parallela del gioco di ruolo. Ma certo, ma non deve e si spera, cioè non vedo alcuno spazio per cui il master professionista prenderà il posto del master dietro lo schermo che lo fa a casa. Sono due cose È diverse. la stessa cosa che è successa nel 2000 con l'arrivo dei quelli che noi in questa serie abbiamo definito i story game. Non sono andati a sostituire il gioco tradizionale, sono diventati una nuova branca del gioco Esatto. di ruolo. Sì, guardate, io insomma devo proporre come GM professionista una qualità sempre al top. Tra l'altro il mio servizio è un po' particolare rispetto alla concorrenza perché mi sono focalizzato sull'aspetto più deluxe del gioco, per cui sono costoso, lo ammetto a tutti gli effetti, non sono a buon mercato, però sai. Alla fine ho tantissimi asset, più di 7-8 mila euro investiti per musiche ufficiali, effetti sonori, virtual tabletop specifici, avventure fatte apposite, mappe dinamiche fatte con le luci, fatte con gli effetti d'ombra, tutto in maniera chiaramente legale e con tutte le licenze del caso per poterli condividere con i miei giocatori. Tutto è fatto alla luce del sole, con fattura, ricevute. Questo Tutto potrebbe essere un quanto, per altro degli cui è chiaro. aspetti, appunto, dei tavoli da gioco virtuali. Hanno anche un alto costo iniziale, quindi Eh sì, eh sì. diventerà probabile che chi lo voglia fare bene dovrà per forza per professionalizzarsi, perché per il singolo gruppo d'amici mantenere, hai detto, 8.000 euro per giocare a D&D è un po' sì, io non lo farei, mettiamola così. Non so quelli che ci stanno guardando. Lo puoi fare per piacere, però capisci che non è una cosa che tutti si possono permettere. Io me lo posso permettere perché, appunto, Ok, perché avendo hai un degli introito a incassi, riguardo, sì. riesco poi a Se diventa sistemare una le spesa di cose. rappresentanza, ha senso. Esatto. E devo sempre continuamente tenermi aggiornato, chiaramente, per cui anche lì sempre Allora, a spese, questo spese, punto, prima di chiudere, ti domando l'ultima cosa, cioè, spese. dato che stiamo parlando di futuro, di giochi di ruolo, al di là di Sì. quello che abbiamo detto, secondo te qual è il gioco di ruolo tra 20 anni? Sì. Secondo te qual è la tua previsione? Cosa sarà diventato? Cosa sarà mantenuto? Cosa sarà scomparso? Ok, io credo che fra 20 anni giocheremo ancora a Dungeons and Dragons in maniera primaria. Questo Dungeons & Dragons perché? non morirà mai, Non lo morirà mai. sappiamo tutti. Allora, e questo perché si arriverà ad una edizione del gioco in cui le regole sono chiarissime, facilissime, non ingombranti, puntate sull'aspetto narrativo ed accessibili a tutti quelli che vogliono iniziare a giocare. Già questo processo è iniziato con la quinta edizione, si andrà a ridefinire con la nuova edizione che esce a settembre di quest'anno e si andrà sempre verso questa, secondo il mio punto di vista, verso questa direzione. Il fatto di riuscire a creare storie avendo comunque una meccanica di base sotto che sia leggera ed accessibile a tutti. Ecco, mi permetto su questo punto di specificare una cosa. Noi tutti abbiamo esperienza, o meno noi tutti vecchi, abbiamo esperienza con sistemi un po' più ingombranti, tipo terza edizione, 3.5 o addirittura anche Pathfinder. Ecco, io credo che questi giochi vadano a togliere soddisfazioni diverse
rispetto a quello che è la quinta edizione, cioè non sono anche loro in contrasto. Credo che l'approccio alla 3.5 a Pathfinder sia molto più cerebrale, no? Il divertimento di crearsi, mettersi giù a tavolino e crearsi un PG proprio come si vuole, poi studiarsi le regole del combattimento che sono molto spesso molto complicate, per poter poi avere la possibilità di gestirle durante la sessione vera e propria, è un lavoro cerebrale. Mentre dalla quinta edizione in poi abbiamo un lavoro prettamente emotivo, Sì, è per la cui mi. differenza tra il trad e il neotrad. Quindi capisci che vanno a togliere delle necessità diverse dall'essere umano, una più cerebrale, l'altra un po' più emotiva, per cui non li vedi in contrasto, sono due cose diverse, tutto qua. Va bene, allora, grazie per essere venuto, grazie per aver occupato il tuo tempo per parlare con noi. Un piacere. Nel caso vogliate seguire GM Vassago, come sempre vi lascio i link qui sotto. Io sono il Master Kai. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi e schiacciate la campanella per ricevere notifiche. Se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete tutto qui sotto. Anche se avete domande per Paolo, poi gliele giro. E Certo. noi ci vediamo nel prossimo video. Ragazzi, GM Vassago, Deluxe Gaming for Deluxe Player. Non sono più io che vivo, ma il D&D che vive in me. Fatevi sentire. È veramente tanto convinto.